Stefano Zamagni, economista, è qui al Festival Francescano 2019 per parlarci di dialogo nell'ambito del lavoro e di un mercato del lavoro che è molto cambiato rispetto a qualche anno fa. È vero, è cambiata le forme e le modalità del lavoro, ma non è cambiata l'esigenza fondamentale dell'essere umano di lavorare. Questo è un punto che non può essere dimenticato. Le difficoltà ci sono, ma vengono esagerate. Il problema è che ci dobbiamo liberare da forme di pigrizia mentale, da un lato, e di egoismo comportamentale, dall'altro. L'egoismo e la pigrizia ci fanno credere che non sia possibile cambiare, invece è possibile cambiare. Ed è possibile nella direzione di mirare al lavoro per tutti, ma anche di tutto l'uomo. Non basta dire lavoro per tutti, perché nella persona umana non c'è solo la dimensione quantitativa, ma c'è anche la dimensione che noi chiamiamo spirituale e socio-relazionale. E questo in un mercato del lavoro che ha sempre più presente una digitalizzazione, come si concilia? Si concilia nel senso che dobbiamo governare la digitalizzazione, ma se continuiamo a essere così imbecilli da lasciarci dominare dagli algoritmi e non sviluppiamo quella che ormai si chiama la algoretica, la colpa è nostra, non è colpa delle tecnologie. Noi siamo come quelli che si creano un despota e poi ci lamentiamo che il despota ci mette sotto i piedi. Ma perché l'abbiamo creato e perché non lo controlliamo? Le nuove tecnologie da sole non farebbero nulla. Il problema, ripeto ancora una volta, è che c'è l'interesse da parte di alcuni gruppi di potere economico e finanziario a far credere che non si possa fare diversamente. Chi dice questo è un incosciente e va denunciato alla pubblica opinione. Grazie mille. Sei d'accordo? D'accordissimo. Vamo, sennò io ti picchiamo.